sarebbe stata soltanto una costruzione astratta, e astratta non era. Grazie. Avrei molto da dire e spero di avere tempo di parlarne. E come ultimo relatore, last but not least, diciamo, è Valentino Nizzo, che penso molti di voi conosceranno come attuale direttore del Museo Nazionale di Villa Giulia. Valentino si è occupato di tante cose, in particolare vorrei ricordare Pitecusa, sul quale ha scritto un bellissimo libro, e anche dello scout della Terra Mare di Pilastri, anche se lui formazione poi in fondo è un etruscologo, nonostante tutto, come dimostra la sua attuale professione. E io gli lascio la parola, lui ci parlerà di questa problematica degli italici, che in qualche forma, come vedrete, si ricollega anche a quello che diceva Michele. Allora, grazie Alessandro per questo invito. Mi fa enorme onore parlare dopo il professor Leonardi e il professor Cupitò, con i quali abbiamo condiviso qualche esperienza terramaricola che l'Università di Padova porta avanti tramite l'azione di Massimo Vidale, una impresa a cui tengo molto per vari motivi, non solo scientifici ma anche di carattere umano, visto che c'è dietro la forte azione di una comunità che nell'archeologia ha trovato un modo per ripartire. E ringrazio Alessandro Guidi per questo invito, anche per un altro motivo. Sono fra chi ancora oggi prova enorme ammirazione per la sua storia della paleotecnologia del 1988, perdonate l'Ottocento che è sfuggito, ero sintonizzato su un altro secolo, che è un'opera ancora oggi attualissima, con una quantità di intuizioni che hanno consentito al mio mondo, fra virgolette, etruscologico e naturalmente al mondo paleotecnologico, di scoprire tanti nomi, tante voci, tante vicende umane e scientifiche, ma quello che colpisce è la profondità dell'interpretazione che c'è dietro un'opera che ha scritto, insomma, davvero molto, molto giovane, e quindi mi rende felice poter oggi far parte di questo seminario. Ho ristretto, Alessandro, ti chiedo notizia dei tempi, perché tu mi avevi detto 40 minuti, ma di solito le università chiudono come i musei, quindi fino a che ora... Ah, addirittura, quindi potrei tenermi sui tempi che avevi detto, ma proverò a essere anche più breve, tant'è vero che mi ero preventivamente mosso nel restringere un po' il tema della mia relazione rispetto a quanto mi aveva indicato Alessandro, poiché avevo intuito che parte delle cose che potevo dire in merito all'origine degli italici sarebbero state anticipate, e quindi va benissimo così. Anzi, devo dire, mi è davvero piaciuta molto le due relazioni che mi hanno preceduto, perché fanno riflettere tanto su un aspetto che ha sottolineato Michele pochi minuti fa. Non bisogna buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. Verrebbe la tentazione di farlo, e quindi di non leggere più i nostri maestri del passato più o meno remoto. E allora qual è il senso della lettura di questi testi? È chiaro, uno lo ha evidenziato puntualmente Michele, la documentazione che loro hanno prodotto grazie all'estro del positivismo ancora oggi consente di reinterpretare quei dati. Ma conoscere le storie, le prospettive, il contesto politico in cui queste persone hanno operato fa capire molto anche del modo in cui quei dati sono stati raccolti o del perché siano stati raccolti, poiché è sempre un approccio critico quello che ci deve guidare al confronto con la documentazione archeologica prodotta anche in questo mondo contemporaneo. C'è sempre un movente dietro le azioni degli uomini,
Ciò è particolarmente evidente nel percorso scientifico e di vita del Pigorini, che all'atere di una capacità documentaria indubbiamente indiscutibile, però selezionava le sue letture, selezionava le letture di chi apparteneva al suo mondo, esercitando un'opera censoria in merito a quanto non riteneva conforme alle sue idee. Tutto questo lo si può facilmente comprendere, lo vedrete molto rapidamente anche nella mia relazione, da tutto quel sottobosco documentario che sono gli epistolari, che è la documentazione di archivio, che fanno emergere tensioni umane oltre che scientifiche, in virtù delle quali spesso si poteva decidere le sorti di un brillante o meno studioso. Di pari passo ciò che andava a finire nelle pubblicazioni che più o meno potevano essere controllate da persone come Pigorini, Barnabei, i tanti che avevano un potere nell'esercitare un'influenza di tipo scientifico, e ciò che oggi vediamo di un passato che è fatto di molto altro. E spesso, purtroppo, e cosa ancor peggiore, non si operava soltanto una censura che lascia pur sempre la speranza di trovare in qualche fondo dei nostri archivi, delle nostre biblioteche o soprintendenze la traccia superstite di uno scavo. Il problema sussiste quando la mentalità è portata a interpretare le cose, a presentarle e rielaborarle sulla base di tesi o teorie più o meno preconcette. E questo è molto più difficile da superare, da vagliare criticamente, quando non si dispone di una documentazione alternativa che lo consenta. E quindi nel parlare dei pelasgi, che poi sono dietro la questione dell'origine dell'Italici, ho deciso di circoscrivere un po' il periodo partendo da una data che ci porta fuori dall'Italia, anche se è collocata in Italia: la morte di Schliemann a Napoli il 26 dicembre del 1890, in circostanze fortuite, quasi più consone a un giallo che alle sorti di una persona che poi è diventato metafora di un certo tipo di archeologia, e che casualmente è morto a Napoli, decretando la fine, per modo di dire, di un sogno che sarebbe rimasto aperto se fosse vissuto ulteriormente, e che in ogni caso, per quelle che sono state le sue imprese in Grecia e nel vicino Oriente, è stato portato avanti dalle persone che aveva coinvolto nella sua squadra. La fine di Schliemann naturalmente non passa inosservata nel panorama scientifico italiano, perché la sua azione di archeologo dilettante, così era considerato dai più, ma molto molto fortunato e intraprendente, aveva, diciamo per modo di dire, sconvolto la critica del tempo, in particolare quella che operava in modo filologico sulle fonti, dimostrando quanto l'archeologia fosse in grado di recuperare terreno a fronte di ciò che decenni di critica storica, a partire già dal Settecento e poi in particolare dal principio dell'Ottocento, da Niebuhr in poi, aveva demolito della tradizione, evidenziandone le contraddizioni, evidenziando come vi fossero dietro quelle fonti elementi che potevano essere stati ideologicamente trasferiti in un passato più o meno remoto, pregiudicando quello che era la base di partenza della ricostruzione, non solo della storia di Roma primitiva, ma anche di ciò che Roma l'aveva preceduta. Tra le cose recuperate agli occhi di un pubblico che era davvero di una dimensione globale, vi era il fasto e la apparente concretezza storica di quanto trasmesso dalla tradizione omerica, dall'epica, che risultò, a detta di Schliemann, così
veritiera da consentirgli di trovare, a suo dire, lo strato dell'incendio provocato dagli Achei a scapito della corte del re Priamo, di cui avrebbe recuperato il tesoro, di cui fece bella la moglie, portandolo poi con sé in Europa, fino a svelare l'immagine di quella che era una tomba micenea che lui aveva attribuito ad Atreo. Siamo di fronte a un rinvigorire il fasto del mito, provare a dare volti a uomini di cui quasi nessuno pensava vi fosse una concretezza storica, perlomeno nessuno che negli anni in cui in Italia aveva operato con la sua azione altrettanto rigorosa Mommsen, poteva ritenere insomma veritiero che fosse esistito un Priamo, un Agamennone o altri come loro. E Mommsen, che ha avuto una vita carica di glorie, non soltanto memorabili per edizioni monumentali come quella del Corpus Inscriptionum Latinarum o la sua ricostruzione della storia politica di Roma o di quella del diritto romano, insomma i suoi enormi apporti scientifici fondati su un approccio filologico, un riscontro autoptico delle fonti che riteneva valide da vagliare come le epigrafi, insomma aveva consentito di demolire, smontandole una ad una, tutte quelle tradizioni trasmesse da fonti di epoca romana, di epoca greca, che erano tra di loro nutrite da contraddizioni facili, almeno così sembrava, da far emergere, in modo da poter dimostrare che quella tradizione poteva essere buttata via come un bambino insieme all'acqua sporca. Frottole, le leggende relative alla fondazione da parte di Romolo, frottole tutta la storia fino praticamente all'inizio della Repubblica e anche oltre. Questa scuola era talmente solida e consolidata da aver generato proseliti ed essere seguita in Italia da studiosi che andavano in Germania, andavano a Berlino a formarsi in questo contesto, per poi arrivare in Italia come Julius Belloc, divenuto titolare della cattedra di storia greca e di storia romana, o Ettore Pais, che successivamente erediterà le cattedre di Belloc dopo che sarà allontanato per gli esiti del contrasto politico e militare della Prima Guerra Mondiale fra l'Italia e il mondo tedesco. Una tradizione molto autorevole che ha come controaltare quanto cominciava a essere messo in luce da personaggi come Schliemann nel vicino Oriente, laddove invece la tradizione archeologica che operava nel contesto italico ed etrusco difficilmente forniva strumenti che potessero essere incastrati con quella che era la tradizione demolita da questi storici, lasciando enorme spazio alla teoria pigoriniana che, come le tesi e le ricostruzioni di Mommsen, andava a demolire una tradizione, mostrando come l'archeologia potesse smentire quanto veniva detto in merito alle migrazioni dei Pelasgi o alle origini degli Etruschi. Vi era spazio libero per incunearsi e cercare di tirare la coperta a vantaggio dell'una o dell'altra prospettiva. Sul contesto, sul fronte pelasgico, non c'è tempo qui per leggere almeno quelle che sono i passaggi di Dionigi di Alicarnasso utili ad affrontare la questione, ma il problema di fondo nasce
dal modo stesso in cui le tradizioni antiche si sono strutturate, cercando di spiegare ciò che per loro stessi era inspiegabile, poiché non vi era una memoria in grado di ricostruire fedelmente una tradizione estremamente remota, ma vi erano delle evidenze, le cosiddette mura pelasgiche o mura ciclopiche, che consentivano di maturare una spiegazione a posteriori di ciò che veniva visto e appariva culturalmente o tecnicamente omogeneo. Queste grandi mura in opera poligonale, diffuse in gran parte della Grecia, nell'Asia Minore e in Italia, opera di uomini dalla straordinaria capacità, tanto da poter essere assimilati a dei ciclopi, degli esseri da un lato mostruosi, dall'altro capaci di forgiare le armi per gli eroi insieme ad Efesto, in grado di muovere pietre che ancora oggi sono nell'immaginario collettivo difficili da muovere, visto che si fanno trasmissioni come Voyager e le tante altre alimentate dal mistero di come queste opere venissero realizzate. E queste mura poderose e antiche, già per chi le osservava a partire dal VI, V secolo avanti Cristo, potevano essere per alcuni movente per ipotizzare l'esistenza di un popolo, i Pelargoi, assimilato alle cicogne per la loro diffusione mitistorica in tutto il Mediterraneo orientale, che avesse potuto realizzarle in seguito a vicende tali da portarli a fuggire da una regione all'altra. Così l'evidenza autoptica di mura cosiddette pelasgiche portava alla consapevolezza apparente che da lì fosse passato questo popolo, e man mano la serie di evidenze di questo tipo consentiva di costruire una serie di leggende che spesso avevano un nucleo contraddittorio in sé, perché si costruivano e si alimentavano le une sulle altre grazie anche all'improvvisazione più o meno spinta degli interpreti. Ma se in Grecia il problema poteva rimanere contenuto fino a un certo punto, perché poi queste leggende dovevano fondersi con gli altri miti fondanti, le tradizioni relative al diluvio, la sopravvivenza di Deucalione, il suo contrasto con altri popoli sopraggiunti, in Italia andavano spiegate e la tradizione stessa riportata da Dionigi di Alicarnasso mostra come l'osservazione dell'esistenza di mura poligonali, di cui si era persa memoria rispetto alle origini, ma che erano più recenti di quanto si sospettava, doveva essere spiegata in virtù di una trasmigrazione che alcune fonti attribuivano ad un momento preciso, a gesta precise, non inquadrate in modo dettagliato cronologicamente, ma potevano andare prima della guerra di Troia, che era un punto di riferimento cronologico essenziale, durante la quale i pelasgi sarebbero spinti fino ad arrivare in quella che in epoca storica fu Spina, quindi alla foce del Po, fondare una città e poi diramarsi verso il centro Italia, verso Crotone, dice Dionigi d'Alicarnasso, va corretto con Cortona. In ogni caso non è importante che sia Cortona o altra città, si diramano verso il centro Italia, portano con sé la loro architettura, le loro capacità. Resta il problema se identificare in questi pelasgi gli Etruschi di epoca storica o un'alternativa agli Etruschi, perché dall'altra parte il controaltare era la leggenda erodotea sull'origine lidia degli Etruschi, ben presente a Dionigi di Alicarnasso. All'inizio dell'Ottocento la situazione è quella che ho rapidamente sintetizzato, e si cerca di indagare le vestigia di queste città ciclopiche, città saturnie, città pelasgiche, documentandole come è possibile, ma quasi sempre senza poi un riscontro archeologico, una verifica sul posto, una verifica stratigrafica. E questi nomi che stanno scorrendo rapidamente sono quelli dei tanti autori che per la prima metà dell'Ottocento di questo si sono occupati, mettendo insieme una documentazione iconografica di queste mura sulla quale poi si è continuata ad alimentare la ricostruzione.
Quando Schliemann ebbe per la prima volta negato il permesso di proseguire i suoi scavi a Troia per una diretta opposizione turca, egli cominciò a ragionare sul suo futuro di archeologo, pensando a dove proseguire la sua attività di ricerca. Erano gli anni centrali del 1870, tra il 1875 e il 1876, e stava maturando l'idea di trasferire la sua azione in Italia, e molti nutrivano la speranza che a lui si potesse attribuire l'onere e l'onore di risolvere il problema se queste mura fossero o meno pelasgiche e se nei pelasgi si dovessero identificare i micenei. Giustiniano Nicolucci, antropologo fisico diremmo oggi, ma il concetto di antropologia era molto più ampio nell'Ottocento, proprio in virtù di un positivismo che faceva sì che ci si potesse estendere alla paleontologia e all'etnografia, volle invitare Schliemann ad Arpino, vicino alla sua patria di origine, e incentivarlo a scavare, a indagare quanto poteva ricostruire di queste mura, indagarle archeologicamente, scavarle con dei metodi che ormai gli venivano riconosciuti e risolvere così la questione. Schliemann si fa sedurre, in quei mesi italiani passerà l'Italia in lungo e largo, scaverà a Mozia, scaverà nei Colli Albani, scaverà a Populonia. Davvero è incredibile quanto riesce a fare in pochi mesi, e è incredibile quanto poco sappiamo di scavi come questi che ogni tanto vengono approfonditi. Da poco sono stati pubblicati articoli su quelle che sono state le sue esperienze di scavo a Populonia. Di quanto ebbe modo di recuperare ad Arpino è noto ben poco, non sono conservati i materiali archeologici che sono qui descritti in modo estremamente sintetico, vi sono queste lettere che sono state pubblicate alcuni anni fa. Quello che lascia come dono al suo ospite è comunque una parvenza di possibilità che queste mura fossero antichissime, addirittura precedenti a quelle che egli conosceva a Tirinto. L'estremo cronologico opposto del nostro racconto è il 1910, anno in cui Pigorini viene incaricato di redigere una sintesi dei 50 anni di attività compiuti nel campo della preistoria in un volume curato dall'Accademia dei Lincei, dove si tiravano le fila di tante attività in diversi campi scientifici. E il 1910, volendo, può essere l'anno di conclusione, di soluzione per il pubblico dei dotti, in realtà la soluzione è già arrivata prima, in cui rimane ben poco di quello che era un enigma che aveva affascinato generazioni di studiosi. Pigorini, in poche righe, sintetizza quanto aveva potuto dimostrare archeologicamente, lo vedremo fra breve, in merito all'assoluta invalidità della possibile appartenenza ai pelasgi di mura come quelle di Norba o le tante altre che con i pelasgi ben poco hanno a che fare. Ma torniamo indietro e ripartiamo dagli anni successivi al 1890 e tocchiamo un nome che non ha mai riempito nessun manuale di paleontologia, è rimasto oscuro poiché le sue tesi, le sue teorie sono state superate nell'arco di pochissimi anni, grazie anche a quello che fu la sua insistenza nel convincere Barnabei prima e Pigorini poi a risolvere, a riprendere le fila del discorso interrotto da Schliemann e a far sì che fossero gli italiani a risolvere la questione pelasgica e non qualcuno proveniente dall'estero. De Cara era un gesuita appassionato di lingue orientali, scriveva abitualmente su una rivista tipo la Nuova Antologia che avete sentito citare prima, La Civiltà Cattolica, molto diffusa, usciva, se non sbaglio, mensilmente.
regolarmente, quindi con una cadenza estremamente regolare, ed era davvero, arrivava molto ad una pubblico estremamente ampio, ed era solito costruire quelle che erano le sue opere di ricerca dividendolo in fascicoli periodici che poi raccoglieva successivamente in volumi con lievi rielaborazioni. Nel 1894 mette insieme quanto aveva anticipato nei 3 anni precedenti nel primo di 3 volumi dedicato alla questione degli Etei Pelasgi, ricerche di storia e di archeologia orientale greca ed italiana. Prima di questa impresa, De Cara si era limitato a offrire degli importanti contributi di filologia e linguistica orientale che erano stati apprezzati, anche se andavano un po' più sulla linea dell'erudizione seicentesca, barocca, dei Kircher, di quelli che amavano costruirsi Wunderkammer, che amavano collezionare e mettere insieme le più disparate realtà, pur lavorando sulla base di affinità che possono essere di tipo stilistico, culturale, ma non sempre suffragate da un corretto vaglio filologico. De Cara scrisse quest'opera e ne inviò una copia al commendatore Barnabei, che in quegli anni, approfittando dell'invalidità di un importante protagonista dell'archeologia di questi anni, Giuseppe Fiorelli, cieco ormai da molto tempo, pur rimasto alla guida di quella che era la Direzione Generale per l'Antichità, aveva il suo braccio destro, il suo braccio forte in Felice Barnabei, che sarà poco tempo dopo suo successore e diventerà uno dei personaggi più influenti dell'archeologia italiana sul finire dell'Ottocento e sugli inizi del Novecento. De Cara gli dona questo volume, ma lo aveva assillato con molte lettere, pregandolo in virtù della sua influenza di voler prendere in mano la questione dell'origine dei Pelasgi e quindi quella dell'origine degli Italici, conducendo scavi archeologici a Norba o in altre città del Lazio che potevano essere assimilate a Norba e utili per il problema. Barnabei si fa sedurre, ma sono tanti i problemi che deve affrontare all'epoca. Ha appena fondato il Museo di Villa Giulia nel 1889, si trova a dover contestualmente governare anche quella realtà complessa e importante che è il Museo Nazionale Romano. C'è un'Italia da reggere, un ministero che all'epoca era quello della pubblica istruzione da governare. Ci sono da porre a freno gli stranieri con le loro lecite velleità di scavo nel nostro paese, che spesso però celano volontà di creare collezioni più o meno lecite, spesso destinate ad essere esportate all'estero. Ma la possibilità che questa soluzione pone di far sì che anche l'Italia possa avere il suo Schliemann nazionale e soprattutto la volontà di risolvere un problema storico da tutti dibattuto e che era strettamente legato con la riflessione sulle proprie origini. L'Italia era nata da poco, 1861, l'unità, e con la presa di Roma 1870, 1871 il percorso è completo. Non può il nostro paese essere prevaricato da nessuno nello scoprire e riscoprire quella che è la vera origine italiana, quello che ancor prima di Roma ci ha resi italiani attraverso gli italici. Le reazioni di molti però non sono positive a quella che è l'opera di ricostruzione storica e di seduzione operata da questo gesuita, il quale troppo disinvoltamente mette insieme toponimi sulla base di affinità linguistiche e ha facilità nel cercare di far ruotare a suo vantaggio quelle che sono le discordanti versioni della tradizione. Tra gli eruditi, tra i latinisti del tempo, una figura importante, quella di Cocchia, che riflettendo sul valore primitivo del nome d'Italia, quindi un tema assolutamente attuale,
dice: «Il nostro buon padre De Cara, che oltre all'ingegno e alla coltura innegabili, possiede anche l'aiuto miracoloso di un talismano, il quale, al pari dell'anello di Gige, ha la virtù di rendere invisibile, se non la persona di lui, la consistenza delle sue ipotesi, pronunzia anche questa volta la formula magica del nome degli Etei e si argomenta di ricomporre con essa gli elementi discordi della tradizione. Lasciamo da parte il nome degli Etei, perché la tesi stessa del De Cara non giova abusar troppo di frequente di questa loro ubiquità taumaturgica. A me pare che l'ingegno assai culto ed acuto del De Cara si trovi sotto il peso di una volontaria ed orribile ossessione». Qual era stata l'intuizione di De Cara? Quella di unire in un tutt'uno gli Etei, popolazione dell'Egeo, nota da alcune tradizioni, legata a Creta, legata a Cipro, gli Ittiti, legati al vicino Oriente, e identificare tutte queste popolazioni con i Pelasgi, e quindi un coacervo di tradizioni davvero non facili da mandar giù, ma che poteva apparire coerente ad una versante dell'intelligenza locale. In quegli stessi anni l'Italia comincia a compiere le sue missioni all'estero. La scuola di Atene sarà fondata soltanto nel 1909, ma già dalla metà degli anni Ottanta, peraltro con finanziamenti americani, gli italiani compiono importantissime attività di ricerca in Grecia, in particolare a Creta, che porteranno a scoperte sensazionali, l'iscrizione di Gortina e quant'altro. E tra gli allievi che sono ammessi a compiere queste indagini in Grecia figurano alcuni dei protagonisti dell'archeologia del tempo. Pochi giovani, 3 per anno, ma davvero di un livello incredibilmente alto. Erano stati preceduti da altri nomi, come quelli di Paolo Orsi, per citarne solo uno, Giovanni Patroni. Molti sono quelli che andranno a sciacquare i propri panni in Grecia, guardando da vicino quelle civiltà che speravano di ritrovare in Italia. Fra questi, un giovanissimo Lucio Mariani, che contribuì all'opera di De Cara fornendogli informazioni di prima mano e collaborando in particolare alla stesura della carta di distribuzione delle vestigia pelasgiche nel Mediterraneo. E De Cara concludeva il suo volume con un auspicio: possa questo giovane ricco di ingegno e nutrito di forti studi archeologici porre l'opera sua in questa nuova e bella palestra delle ricerche eteopelasgiche, nella quale non veggo in Italia chi più di lui ne riconosca l'importanza e che meglio di lui sia pari all'impresa. Nel 1896, 2 anni dopo, Lucio Mariani fornirà una serie di contributi sulla nuova antologia molto importanti e per la questione delle origini di Roma e per la questione delle origini degli Etruschi. E Mariani scriveva a De Cara: «Le passerò quindi in una rivista sommaria le diverse categorie di monumenti che ho studiato ed ella vedrà che ne può risultare più di un argomento in appoggio alla sua teoria eteopelasga, perché anch'io, se non sono abbagliato da una terribile allucinazione, il timore lo aveva, ogni giorno più che studio i monumenti preellenici mi persuado che tutto il grande complesso della civiltà cosiddetta micenea rappresenta una corrente di immigrazione dall'Asia in Occidente, come ci dice la tradizione, come i trovamenti dei nostri giorni mi pare che confermino». A destra vedete una foto di quelli che sono i protagonisti di questa epopea: Savignoni, lo rivedremo comparire tra breve, Mariani, Federico Halber e Arthur Evans, lo scopritore di Cnosso. In Creta, per poco che sia operato, ne sono venuti fuori ben preziosi risultati e creda che io, che conosco il luogo, mi sento fremere di voglia di frugare questo terreno che calpesto. Vi sono alcune città di costruzione antichissima, le quali ricordano nella situazione, nella struttura delle mura poligonali, nella pianta degli edifici, tanto i monumenti di Tirinto, Micene e Troia come le nostre città pelasgiche d'Italia, onde bisogna ammettere che appartengano ad un sistema comune di costruzione pensato e ragionato da un sol popolo e non somigliante solo per fortuite coincidente. Il metodo che vedete alla base di questo ragionamento non è dissimile da quanto Pigorini ipotizzava sulla base di un'affinità fra la forma della Roma quadrata e la forma delle Terramare, e la stessa forma mentis che l'induce a operare delle
assimilazioni fra aspetti culturali che oggi avremmo timore nel confrontare, eppure all'epoca ragionamenti del genere erano leciti, e non dimentichiamo che questi giovani andavano in Grecia anche sotto l'egida di Pigorini, che dirigeva la scuola che consentiva loro poi di fare questo viaggio di istruzione. Paolo Orsi in quegli stessi anni, lo ha ricordato Michele poco fa, contribuiva in modo determinante alla riscoperta e all'interpretazione delle testimonianze micenee rinvenute nella necropoli di Thapsos. Ma guardate, quello che a noi oggi sembra facile inquadrare, all'epoca era difficilissimo, ci si muoveva davvero in un terreno estremamente fluido, in cui non era facile distinguere un vaso greco di VIII secolo da un vaso miceneo di 5-6 secoli prima. Vi era da costruire una sequenza che, per costruire la quale mancavano le disponibilità conoscitive, scavi rigorosi, e quindi ci si muoveva con estrema prudenza, chi questa prudenza voleva denunciare, e fra questi indubbiamente Paolo Orsi fu uno dei più attenti. Pensate che all'epoca si poteva ritenere credibile la data che Eusebio proponeva per la fondazione di Cuma, al 1050 avanti Cristo, quindi in quella che per noi sarebbe l'età del bronzo finale, rendendo difficile mettere questa informazione a confronto con quanto altre tradizioni dicevano in merito al fatto che Cuma era la più antica colonia greca di Occidente. Insomma, sono problematiche di non poco conto. Giovanni Patroni, anche egli giovanissimo, nel delineare una sequenza cronologica e tipologica della ceramica dei vasi arcaici delle Puglie, forniva degli strumenti critici in un contesto estremamente complesso. E qui un esempio che ho voluto inserire in questo racconto, ma in modo necessariamente rapido, di come diventi rischioso interpretare i dati che abbiamo a disposizione se non vengono collocati nel contesto che quei dati ha prodotto. Questa è l'immagine di una delle tombe più famose tra quelle rinvenute, tra quelle attribuibili alla prima fase la prima fase laziale. È una tomba rinvenuta a Vigna d'Andrea, pubblicata da Barnabè nel 1903, ma rinvenuta una decina di anni prima. Barnabei la pubblica con questo disegno, diventato un punto di riferimento finché non si avranno altri scavi adeguati scientificamente nei Colli Albani. Vedete la forma, immediatamente vi fa venire in mente le toloi micenee. Pochi anni prima una analoga tomba veniva pubblicata con questo disegno ricostruttivo che già vi fa vedere un qualcosa di molto diverso dal disegno della tomba di Vigna di Andrea, che sembra testimoniare una affinità con dei modelli che quindi non sembrerebbero casuali. Pochi anni prima Lucio Mariani, nel pubblicare una delle tombe dell'Esquilino scavate in presenza di Lanciani pochi anni prima, fa questo disegno e lo pubblica sul bollettino comunale, in un articolo che è un punto di riferimento per la ricostruzione della Roma primitiva. E vedete, anche in questo caso le mura sono ben sagomate, si restringono verso l'alto e danno l'impressione di una tolos. Il sepolcro nella struttura, commenta Mariani, ha carattere assolutamente miceneo, essendo composto di massi sovrapposti in strati che si restringono a contrasto in modo tale da formare una volta due pioventi sopra il cadavere che era accompagnato dalla suppellettile. Egli ha presenti i modelli che ha contribuito a scavare e documentare nel suo periodo cretese. Sembrerebbero non esservi dubbi. Tuttavia, se si va a vedere lo schizzo fatto da Lanciani, che è alla base di quella tomba, i dubbi appaiono e si vede che questa architettura così apparentemente regolare, non lo era. C'era stata un'alterazione, c'era stata una semplificazione e una sintesi nel disegno che viene pubblicato, ma il taccuino di Lanciani rimarrà sconosciuto fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso, quando viene pubblicato da Buonocore, mentre il disegno di Lucio Mariani rimarrà, come quello della tomba di Vigna d'Andrea, un punto di riferimento
riferimento imprescindibile. Lo stesso Lanciani, quando viene scoperta questa sepoltura, aveva avuto la suggestione di essere di fronte a un sepolcreto di tipo miceneo, e suo è l'appunto in cui scrive questo, mettendolo in relazione con la vicina chiesa di Sant'Alfonso dei Liguori. La critica di queste fonti ci consente di dire che si tratta di fantasmi generati da quegli studiosi sulla base di idee che viaggiavano nel loro tempo e che loro stessi perseguivano, costruendo una documentazione che per altri studiosi diventa un punto fermo per argomentare, mettendo in fila micenei con questi popoli del tempo. Lo sappiamo attraverso tutta una serie di altri documenti dell'epoca che mostrano come con estrema facilità si potessero alterare le riproduzioni documentari di alcune sepolture per farle apparire più belle, per farle apparire più chiare. Lo stesso Barnabei sarà coinvolto in uno scandalo per la disinvoltura con la quale ha documentato le sue tombe poi esposte a Villa Giulia. Architetti del tempo cominciano ad affascinarsi della questione pelasgica. Ci sono scavi condotti sull'acropoli di Alatri, sono quelli che hanno prodotto poi la ricostruzione del tempio in scala 1 a 1 che oggi si trova a Villa Giulia, e gli occhi, come vi ho detto, si puntano su Norba. Barnabei stila un progetto, De Cara lo ha convinto, la condizione politica è favorevole, vi è un ministro, Baccelli, molto sensibile alle sorti dell'archeologia e all'uso strumentale che dell'archeologia può essere fatto per fini politici. Presenta ad un'associazione artistica dei cultori di architettura, di cui faceva parte anche l'architetto Giovenale, un suo progetto nel 1895, molto chiaro e articolato, che per motivi di tempo non vi leggo, ma che è volto a documentare le città poligonali per confrontarle fra di loro e con i modelli greci, e vuole condurre scavi in Grecia. Il progetto Barnabei è sorretto anche da una serie di relazioni rimaste sulla carta, rimaste manoscritte, che indirizza al ministro e che delineano il quadro di questa grande impresa scientifica che l'Italia deve cominciare a condurre, che li porterà a scavare in molte delle zone dove il problema è presente, dagli Abruzzi alla Basilicata, fino all'ambito sannitico o marso-sannitico. Alfedene è uno dei luoghi che verrà effettivamente scavato. E subito Barnabei, anche per tramite di De Cara, coinvolgerà il giovane Mariani, il quale stilerà una relazione molto simile per intenti a quella realizzata da Barnabei, e poco tempo dopo potrà condurre scavi esplorativi in quella Alfedene indicata come uno dei luoghi su cui soffermarsi. Siamo arrivati quasi alla fine del nostro racconto, ho superato di pochi secondi 40 minuti, quindi non ho rispettato quanto dicevo nel fatto di essere un po' più breve, ma pochi punti, pochi flash. Siamo arrivati alla fine dell'Ottocento, tutti hanno messo le loro carte in tavola, in palio c'è un premio effettivamente molto importante, dimostrare che la tradizione è veritiera o smentirla del tutto. Una serie di documenti rinvenuti in quegli anni faceva pensare fortemente che la tradizione fosse più radicata e reale di quanto si immaginava. Il cippo del foro, rinvenuto da Boni sotto gli auspici del ministro Baccelli, dimostrava l'esistenza di un rex e quindi l'effettiva veridicità di una tradizione monarchica. La stele di Camini a Lemno dimostrava che degli Etruschi, essendo una stele scritta in etrusco o in un dialetto comunque fortemente correlato all'etrusco, dimostrava che Etruschi erano stati a Lemno in un luogo toccato dai pelasgi. La tegola di Capua e la mummia di Zagabria offrivano i testi più lunghi fino a quel momento e ancora oggi noti degli Etruschi. Le schiere si contrappongono, tradizionalisti e antitradizionalisti, Montelius, Brizio, Milani da una parte, Reinach, Pigorini, Elbic dall'altra. Fortunatamente non c'è
necessità di approfondire quanto queste tesi si discostassero le une dalle altre. Molto vi ha detto il professor Cupitò, partendo dalla prospettiva di Pigorini, che è comunque una prospettiva molto forte ed estremamente seducente. Mariani nel frattempo fa carriera, viene chiamato all'Università di Pisa e presenta come sua prolusione nel 1900 una sintesi sui più recenti studi intorno alla questione etrusca. Se i fatti mi vi costringessero, senza tema di scapitare nell'amor proprio, poiché non va scienza se non nella ricerca della verità, non va amor proprio senza coscienza. Dice così Lucio Mariani, chiudendo questa sintesi, perché l'argomento era caldo. Luigi Ceci, un glottologo molto attivo sulla stampa locale, l'anno seguente fa anch'egli una prolusione sulla storia della civiltà italica, dicendo che per quale motivo non si devono ritenere veritiere queste tradizioni. Se i Tirreni furono un popolo storico, perché i Pelasgi sono un mito e non una realtà? La questione pelasgica io la pongo così, e chi non sa che le costruzioni pelasgiche si trovano nell'Italia meridionale, centrale, insulare, non nell'Italia del Nord? Questo è un cenno molto significativo in contrapposizione a Pigorini. La critica archeologica è pressoché tutta contro la tradizione pelasgica, in omaggio all'universalità e alla spontaneità dell'arte presso le genti e le civiltà più diverse. Giunge persino a proclamare romane le costruzioni poligone di alatri, di segni, di cori, di Norba, di Ferentino. Se l'antichità ha confuso i Pelasgi con i Tirreni, ciò è avvenuto perché Pelasgi e Tirreni, Tirreni e Cari, sono popoli fratelli, figli di una medesima civiltà. A molti parrà miracolosa la resurrezione di questo Lazzaro ben quatriduano che il popolo pelasgico, ma ben altre sorprese ci preparò questo scorcio di secolo, 30 anni fa, dinanzi agli occhi stupefatti del mondo, incominciarono ad apparire l'architettura e la plastica micenea. La soluzione viene offerta agli occhi del pubblico più nutrito del tempo, storici, archeologi, paleontologi, chiamati a Roma nell'aprile del 1903 per un evento internazionale di quelli che riempivano le prime pagine dei giornali. All'epoca c'era molta sensibilità rispetto alle tematiche archeologiche. Il Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Theodor Mommsen aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1902, ad oggi è ancora l'unico antichista che possa vantare un premio del genere. Morirà l'anno seguente ottenendo l'onore della prima pagina, cosa che forse giusto Hawkins può ottenere oggi. Il nostro amato e compianto Lippolis a fatica è stato ricordato da alcuni giornali. Pigorini nel frattempo, facendo leva sulle sue capacità politiche, sui problemi di Barnabei, riesce a prendere in mano lo scettro per risolvere la questione pelasgica e ottiene la possibilità di scavare lui, non Barnabei, a Norba e incarica quel Savignoni che avete visto poco fa in alcune immagini insieme al Mariani, giovane altrettanto formato, altrettanto preparato, che quasi a creare una volontaria contrapposizione fra le diverse scuole, a Norba scava e subito nel 1901, nelle notizie degli scavi, dimostra che non c'era traccia di micenei, ma solo di romani sotto le mura di Norba. E quindi, se Norba nulla ci dice dei divini pelasgi, molto invece ci narra del senno e della potenza di una gente altrimenti importante, che fece appunto di Norba uno dei primi posti avanzati per la conquista del suo dominio universale. Anche dall'alto di quella rupe, coronata da un saldo cerchio di mura, grandeggia nei secoli la venerata figura di Roma. E concludo con questa immagine, Pigorini, per affermare il potere della sua squadra, la sua capacità di azione e l'importanza del metodo ipotetico deduttivo, cioè la possibilità di dimostrare un'ipotesi attraverso lo scavo archeologico, organizza in occasione del congresso di scienze storiche non solo una gita di tutti quanti quelli che erano iscritti al congresso, i massimi scienziati del tempo, ma uno scavo esemplificativo sotto le mura di Norba da offrire
ai presenti, insieme al banchetto che vedete qui illustrato in una pagina di una famosa rivista del tempo. Così si risolve la questione pelasgica. Grazie. Però intanto ringrazio Valentino, però si dimostra che Pigorini anche in questo caso ci aveva visto lungo molto più di tutti gli altri, quindi nonostante le sue, i suoi problemi era uno che ci capiva. Dunque chiedo prima di tutto agli studenti, visto che tutto questo è stato fatto per loro, se hanno delle domande. Poi c'è un pubblico qualificatissimo che non citerò, al quale forse vorrà chiedere qualcosa, ma insomma intanto studenti. Come si è fatto lì? Dove sta il coso del petto di la pennetta? Volevo farle una... Volevo farle una domanda. Perché si è sentito il bisogno di fare carotaggi all'interno di quel sito? Che adesso non ricordo il nome. Sì, perché se tu hai un sito... il fatto credo sia il primo quindi subito è stato un primo di fare la faccia per ora non a Castione avevano fatto trivellazioni che non sono proprio carotaggi, erano insomma un proto carotaggio ma per verificare ma non con quel sistema devi in pratica l'identificazione del